la seconda puntata di VIP Show, caro Alfonso, deve ancora iniziare, però dobbiamo sgombrare il campo da un disagio. No, vieni qua, no, vieni qua. Da un disagio che mi ha colto guardando qualche giorno fa Facebook. Tu sei notoriamente un frequentatore di Facebook. Non so se hai visto, ma il qui presente Stefano Tacconi, ex portiere della Nazionale, della Juventus e quant'altro, ha appena finito di scrivere un libro di cucina. A VIP Show con Ruscio, la divisa della seduzione. Ci azzecca Stefano Tacconi con la cucina. Io penso che i calciatori girano i locali. Ma questo fa le ricette. Le ricette bisogna chiedere a lui. Stefano, dopo che ho visto che lo fanno cani e porci e non sono cuochi, tu sai che io sono cuoco. Tu sei? Cuoco. Ma rileccia il pesce! Com'è il titolo? Le ricette della mia Umbria. Sono tutte vecchie ricette che mio padre faceva a me. Io ho fatto una ricerca e l'ho sviluppata in un libro. La storia è molto affascinante. Tu non sei mai stato a casa, sei uscito di casa a 15 anni per andare a giocare a pallone. Come si dice, uno si arrangia, perché? Non lo so, cosa... A cucinare anche. A cucinare. E io sono bravo anche in cucina, tu lo sai. Anche no. Mia moglie è zero. Quindi diciamo che è stato un obbligo, se no non si mangia. Quando io vado via e torno dopo 3 giorni, i miei figli dicono: è tornato papà, si mangia. Ah, vabbè, sì. Questa è una bella notizia. Alfonso, tu sei disposto a venderne qualche copia? A disposizione. Signori, mi sono tolto un dente. A proposito del tuo dente, la pasta va al dente. Sì. Iniziamo la seconda puntata di VIP Show. Prego dalla regia. Caimano mi ha dato appuntamento, eccolo qua, Caimano, l'appuntamento... Carissimo, come stai? Mi avevi dato appuntamento davanti al Jazz Cavalli, non dentro al Jazz Cavalli. Stai già broccolando, come al solito. Un attimo, io sono davanti alla porta del Jazz Cavalli interna. Lasciamo perdere, ho appena finito di intervistare il buon Stefano Tacconi, tu non sai che cosa si è messo a fare, lo chef. Tu sai che io sono cuoco. Tu sei? Cuoco. Ma rileccia il mio chef! No, non ci posso credere. Non sa più come sopravvivere, si inventa le cose. Questo non si dice, dai da bravo, che è la famiglia, dai. Tu ce lo vedi a fare lo chef? Io non ce lo vedo, infatti gliel'ho anche detto, ma però insomma lui ci crede in questo libro, vabbè. Com'è il titolo? Le ricette della mia Umbria, sono tutte vecchie ricette che mio padre faceva a me, che io ho fatto una ricerca e l'ho sviluppata in un libro. E sa anche scrivere, perché? Ma chi gliel'ha scritto il libro? Questo non lo so. Tantissima gavetta per arrivare a questi livelli. Io ti ho voluto qui perché hai incontrato chi? Niente, po', ma solo... Grandette Raffaella Fulco. A me piace giocare con l'obiettivo. Icona della femminilità italiana, icona, manca una F davanti. Esatto. Tu hai intervistato una delle VIP più in voga di questo momento e io invece ho intervistato, sempre in odore di calendario, una mancata VIP. Io credo di avere un seno importante. A me sinceramente poco interessa. Rosy Maggiulli fu la concorrente del Grande Fratello che dopo 5 giorni prese la porta e se ne andò. Caimano, tu te ne vai? Vado a casa perché sono stanco. No, che vai a casa, dobbiamo stare qui, dobbiamo stare sul pezzo. Adesso c'è la sigla e poi ci rivediamo subito dopo perché parleremo anche di X... Facto. Facto.
quello che mi riguarda sono uscito con un bel bagaglio di esperienza, quindi va bene, bella dura ma alla fine appagante. X-Factor è stato un viaggio meraviglioso che ho condiviso purtroppo per troppo poco tempo con Alan. Ci rattristisce sicuramente. Per quello che mi riguarda il momento più duro lì dentro è stato abbandonare Alan. In che senso? Ma non perché è qua, cioè l'ho sempre... Siete fidanzati, insomma, diciamolo, no? Siamo fratelli, sì. No, fidanzati. Fidate, frate! C'è già mica, c'è... Cioè, c'è già un sacco di... Poi magari... Una famiglia allargata, sì, eh? Sì, è molto allargata. Però è stata una delle, credo, l'esperienza più bella della mia vita, ma credo anche per lui. Che bella sei, vali per sei, ci giurere, è meglio che bella... X Factor, effettivamente è la manifestazione che ha preso il posto del Festival di Sanremo per dare spazio ai giovani talenti italiani. Beh, sicuramente ha molto più, all'apparenza, adesso poi non lo so, però continuamente ha molto più richiamo X Factor, forse perché la gente vuole la novità. A Sanremo mi sembra che ultimamente le novità ce ne sia poco, insomma, nel senso che sono sempre gli stessi che girano. Tutti dovevano trovare una connotazione, seguire una linea, tu che la linea ce l'hai già bella definita, tutti ti ascoltiamo nel tuo genere, ti hanno fatto spaziare, tu sei riuscito benissimo in questo, però i consigli di Elio ti hanno regalato qualche cosa? Cosa ti porti di questa esperienza? I consigli di Elio mi hanno regalato la fuoriuscita dal programma. No. A X Factor le novità ci sono veramente? Insomma sì. Mi è una provocazione ovviamente, però... Immaginavo, sì, no, le novità ci sono. Ma voi siete veramente quasi simpatici di questa competizione. Vediamo Michele che comunque ha la sua particolarità. Canti tutto nello stesso modo. Ora, questo è un pregio o no? Tutti noi avevamo la nostra caratteristica, secondo me... C'è, la novità c'è. Ha vinto il migliore? Ha vinto Michele. Bevi, bevi. Estasiata, perché tu sei la voce. Adesso bisogna vedere che cosa farà. Sicuramente a livello personale è una persona molto gustosa, umile, quindi meritava la vittoria. A livello canoro il canto è un gusto. A me personalmente piaceva, però non è il migliore in assoluto. Sitting in the morning sun. Credo che andrà a Sanremo e credo che quest'anno Sanremo sarà all'altezza di X Factor. Da quello che si dice ci saranno i Tiro Mancino, ci sarà un trio formato da Nicolo Fabi e Max Gazzè, ci sarà Dente, Daniele Silvestri sarà. E quindi secondo me Sanremo quest'anno sarà all'altezza di X Factor, mentre l'anno scorso non lo è stato. Però il tesorino, come l'ha definito appunto la buona Simona Ventura, l'hanno anche paragonato al nuovo Gianni Morandi. Però mi fa dispiacere, okay. Mai una novità, mai, mai, mai. Però Gianni Morandi aveva la voce. Ha la sua voce, è ovvio che se uno cerca la potenza che può avere Alan o che può avere Tony degli Ape Escape, ecco, Michele non ce l'ha. Purtroppo in Italia e nel mondo siamo abituati a cercare la vocalità perfetta e precisa, quando in realtà il cuore è molto più importante. Non è per tutti così. Che cosa ti è mancato per arrivarci in fondo? Trovo che lei abbia del potenziale ancora inespresso, per cui elimino Alan e per me Ava rimane. Forse mi è mancata un po' di grinta che avevo perso col tempo, perché comunque sei rinchiuso lì dentro, perdi molti stimoli, cioè la voglia c'è di andare avanti, ma forse ho perso un po' della grinta che ci vuole su quel palco, che chi è arrivato in fondo ha messo. Esatta, ecco, esatta, un'interpretazione esatta. Pochi sono stati i vincitori che hanno avuto successo, addirittura Noemi non è neanche arrivata in finale ed è la Noemi che conosciamo. Giusy Ferreri non vinse, ma divenne Giusy Ferreri. E il mio è un augurio, dal vostro punto di vista ci sarà spazio? Io sto già lavorando a un disco, farò di tutto per sfruttare al meglio la vetrina che abbiamo avuto. Quando il gioco si fa duro, ragazzi, i duri cominciano a giocare. Simone Ventura, che ci azzecca con la musica? Ma perché stai facendo questo? Perché ci divertiamo. Ma loro sono bravi, ma questa è una scelta di merda. Non rispecchia il musicista, quindi, cioè, mentre Elio, Morgan e Mika sono musicisti, quindi ricercano magari qualcosa che rispecchi la musicalità, lei è la gente di cuore, è il pubblico. Capito, però si è permesso di dare anche dei giudizi vocali. Diciamo che viviamo in un'epoca in cui tutti si permettono di fare qualunque cosa e si sentono in diritto. Tu sei tirato fuori
del piano bar. Non sono nella condizione di poter dare dei giudizi su quello che ha fatto Simona Ventura. Non lo sono e non lo sarò mai. Fabio è il secondo eliminato di questa puntata X Factor. Bene, che dire, in bocca al lupo, alla prossima, magari per il disco, Alan. Speriamo. Ma che c'ha st'uomo di così interessante? È il mio gemello diverso. Molto diverso. Charm. Guanti in pelle. Charm andavo 20 anni fa in Egitto, poi non lo so. Ci siamo dilungati con l'X Factor. Voi ce l'avete l'X Factor? Secondo me è no. Diciamo che sono capace di fare quasi tutto. Quasi, ecco, è il quasi che mi sconcerta, hai capito? Visto che sei pronta a tutto, guardando la telecamera, adesso c'è la pubblicità. VIP Show vi aspetta dopo la pubblicità con Rushio, la divisa della seduzione. Bentornati a VIP Show con Rushio, la divisa della seduzione. Eccoci tornati dalla pubblicità. Tutto torna. Chi sei, scusa, da dove spunti? Jessica. Jessica con la J? Con la J. Oh, senti come nome, c'ha possenza, capito? Oh, famo strano. Solo dal nome chissà il cognome. Stavo dicendo, siamo tornati dalla pubblicità, ancora qui al Jazz Cavalli. Adesso dobbiamo lanciare la tua intervista che hai fatto con Raffaella Fico. Mi piaccio così, sto bene con me stessa. Un gran pezzo di donna. Basta, dai. Te ricordi Rosy Maggiulli? Ti ricordi che... GF. Boh. Dopo 4 giorni, dopo aver fatto vedere tutte le forme di cui è dotata l'Italia, ha aperto la porta e se n'è andata. Ma ognuno è libero a fare quello che vuole. Un paio d'anni fa. Bene, vedo che ti è rimasta impressa. Questo mi voleva dire. Che dire, noi adesso partiamo con la tua intervista abbinata alla mia. Beh, quello sì, si potrebbe fare, però... Guardate solo le parti non intime, ma guardate anche il cervello. Se non siete d'accordo, fatevi sentire. Non so se possiamo considerarlo un caso, ma oggi tu presenti alla stampa, all'Italia intera e al mondo il tuo calendario, è bruciata la casa del Grande Fratello. È questo quello che resta della casa del Grande Fratello dopo il rogo? Secondo me non è proprio un caso, secondo me la mia forza del pensiero è arrivata anche qui. Ricordiamo agli amici a casa che tu sei stata l'unica a ritirarti dopo quanti giorni? Una settimana. Hai preso la porta e te ne sei andata. Sì, e loro infatti non hanno accettato la mia scelta, giustamente. E proprio... Tu gli hai bruciato la casa. Esatto, proprio oggi che cercavo di rilanciarmi da sola, tra l'altro, è bruciata la casa, fantastico. Siamo molto contenti. Le tue grazie le conosciamo, si vedono. Come mai un calendario? Nonostante tu ti sia un po' defilata dal mondo dello spettacolo. Il mio seno
quello di cui hanno sempre parlato tanti. Non so se hai capito. Io credo di avere un seno importante. Non mi dà fastidio. Si sono sempre chiesti se appunto fosse naturale o rifatto. Allora a questo punto ho deciso di metterlo in mostra. L'occhio vuole la sua parte. Finalmente una donna che dice: io ho fatto il calendario perché volevo farmi vedere. Il problema è che rischia di bruciarsi così. Guarda, dico la verità, io ho visto solo quello di Raffaella Fico. E se devo essere sincera, io preferisco il mio. Ma per quale motivo? Credo che il mio sia innanzitutto più naturale, meno impostato, meno photoshoppato. La scorsa puntata abbiamo raccolto una bella critica, bella pesante, da parte di Carina Cascella rivolta alla Fico. Penso che una mamma di una bambina di 8 mesi poteva spogliarsi, ma poteva farlo in maniera più elegante. Trovo che le foto siano al limite del pornografico, c'è modo e modo per fare un calendario per spogliarsi. Penso che non abbia fatto nulla di male. Se vuoi un voto a favore, do un voto a favore. Quanti giovani italiani svezzerai attraverso questo calendario? Vabbè, lasciamo perdere, era una battutaccia. Sei perdonato. Bene, è tutto che dire. Mi raccomando, non incendiare più la casa del Grande Fratello. Si può fare, non è così complicato. Buona vita. Grazie. For Men con Raffaella Fico ci guadagna, e chi ci guadagna è soprattutto l'editore Urbano Chiairo. Speriamo, perché i calendari non hanno più le vendite di una volta, però speriamo che con Raffaella Fico, che è una bellissima ragazza, tra l'altro anche molto simpatica e molto bella, speriamo di avere una spinta alle vendite. Che cos'hai di diverso dalle altre donne che non hanno fatto questo calendario? Ognuno ha la sua preferita. Ma no, niente, è una scelta che hanno fatto loro, io sono stata contenta di accettare. Urbano ha scelto una napoletana che stava con un milanista, poteva scegliere una torinese. Lei era quella adatta, napoletana, ma non sta più col milanista. Napoli è una squadra simpatica. Fidate, fratello. L'anno prossimo sarai nelle case di milioni di italiani, praticamente senza veli. Ho dato un occhio al calendario, mi piace molto il mese di marzo e soprattutto mi piacciono molto anche i tuoi seni. Quella è una dota abbastanza irresistibile, secondo me. Non ti faccio la classica domanda, rifatti o no, perché sono naturali, ma posare davanti al fotografo non è imbarazzante? Ma sai, questo è comunque il mio lavoro e a me piace giocare con l'obiettivo. Ci proverò. For Me che tiratura? Tra vendite in edicola, abbonamenti, siamo sulle 100.000 copie. 100.000 copie. Di venduto però, tiratura più alta. Fra tutti qual è il tuo scatto preferito? Mamma mia, che domanda. Ma a dire il vero c'è l'imbarazzo della scelta. Ma non ne ho uno preferito, mi piacciono tutti. Quanto hai preso per fare questo calendario? Ma che domanda? Più o meno di 50.000 euro. Non posso rispondere a queste cose, dai, non sono domande da fare, vedi che sei cattivo. Comunque hai guadagnato bene. Non ti rispondo. Non si può dire. Ci sono vicino però. No, non so, no. Ha trattato via Vardi. Ah, vabbè, sì, vabbè. Che cosa dovresti modificare sul tuo corpo per essere ancora più bella? Ma egoisticamente niente, mi piaccio così, sto bene con me stessa. Ma guarda che la bellezza esteriore viene data da quella interiore, non farmi ridere, è vero. L'importante è avere un bel fisico, senz'altro, ma essere belli dentro. Puoi dire che Raffaella Fico fa schifo? No, con la prenditura, io mi prendo il Balotelli che è nero. Pigliati Balotelli, ma questa me la prendo io. Vabbè, ma sei all'antica. A fare cinema sei anche molto brava. Lo sai che scherzo sempre, ma se devo dire una cosa, qualche apprezzamento lo faccio. Guarda, io ho studiato sia dizione che recitazione, comunque sono preparata tra l'altro a febbraio una tournée teatrale. Sicuramente lei ha fatto una bella carriera. Quale sarà il titolo? Non posso dire niente, però ho una tournée teatrale che parte da febbraio. E anche lì guadagnerai bene. Perché tu pensi sempre al lato economico? Non ho capito. Perché in realtà nella vita ci sono solo i soldi. Questa è una cosa sbagliata. No, non è vero. Nella vita ci deve essere la serenità prima di tutto e lo star bene con se stessi. Io amo la Raffaella Fico. Te la sei fatta qualche volta? Ti piace? Io sto trovando un uomo che fa sesso con mia moglie e gli do 10 milioni di euro. 10 milioni di euro? Fammi vedere com'è la foto, poi ci penso. È bella, guarda. Gli do 4 figli, luce, gas, macchine, telefono, il cagnolino e la bolletta della luce che è rimasta a zero. Grazie. Con la 7 come va?
io l'ho acquistata nell'aprile di quest'anno, perdeva 100 milioni all'anno. Stiamo recuperando senza però toccare i dipendenti, perché quella è la mia regola assoluta di non licenziare nessuno. Speriamo di riuscire a rivedere la luce velocemente. È vero che l'ha comprata a un euro? La compro! Ho speso un milione. Un milione di euro? Un milione mi ha dato un contributo, ma perdeva 100 milioni e ha perso 100 milioni l'anno per 10 anni di fila. Andiamo bene! Mi raccomando, stanotte non si prenda la fico, perché tanto no. Con lei non esce. No, ma non voglio neanche. No, io ho una moglie, 4 figli, sono a posto. Ultima domanda, se ti avessero chiesto di fare un calendario per Famiglia Cristiana, l'avresti fatto? Basta, dai. Guarda, grazie, che forza Milan. Chiudiamo Napoli, così. Sempre Napoli. Questa scompacciata di calendario, abbiamo visto il calendario della Raffaella Fico, ma no, niente, il calendario della Rosy Maggiulli. Io credo di avere un seno importante. Stiamo per chiudere e inauguriamo un nuovo spazio, perché noi siamo alla ricerca della nuova conduttrice, visto che io sono un po' anziano, c'è bisogno di un ricambio generazionale e oggi iniziamo con Bianca. Quindi abbiamo bisogno di una persona che si sappia arrangiare in qualunque situazione. Questo è il luogo adatto. Inventiamoci il tuo matrimonio. Da questo momento, più che VIP show, saremo wedding show. Più complicata del solito. Sono uguale a Enzo Miccio? Proprio uguale. Ad aprile aspettatemi tutti su Real Time, perché ci sono grosse novità. Come te lo immagini il tuo matrimonio? Una bellissima carrozza, grandi cavalli bianchi. Normalmente c'è la limousine. Anche la carrozza si può portare a casa. Confetti originali, tipo che fa la nocciola, molto colorati. Ce li abbiamo la nocciola? Sì, ci sono, e anche tutti i colori che desidera lei si possono realizzare. Le bomboniere. Qualcosa di personalizzato, con le iniziali dei nomi, con la loro foto, con un luogo dove si sono conosciuti. Volendo si può realizzare anche questo. Credo di sì, no? Ultimo esamino prima della fine. Fai tu la domanda da futura conduttrice a Laura per quanto riguarda la torta. Sei pronta? Vai! Cara Laura, tu come mia wedding planet, come torta, cosa mi consigli? Sì. Torniamo al tuo sogno, una carrozza tempestata di Swarovski. Apprezzo molto la originalità. Stiamo parlando di cake design. Certo. Il bouquet come lo vorresti? Non convenzionale, particolare. Swarovski e rose rossa. Sì, direi proprio di sì. C'è da aggiungere qualcosa? Sì, invitiamo i futuri parenti a venire da Impera a scegliere i regali. Questo è un marchettone che ci sta, vai, perfetto, bene. Che dire, Bianca, le faremo sapere. Quello è sicuro. Non so voi, ma noi ci siamo divertiti. Quindi ci vediamo alla terza puntata di VIP Show. Yay. Partecipate a questo casting. Bianca è stata la prima, ma vuoi partecipare anche tu? Magari. E provici un po'. Alla concorrenza. Concorrenza. Ma siamo due diverse età. Tu magari sei sui 20 o sui 40, possiamo provare. A VIP Show con Ruscio, la divisa della seduzione.